Oggi siamo venuti a Pieve di Cadore per incontrare il sindaco Giuseppe Casagrande e parlare del suo comune, della situazione, anche di alcune difficoltà che credo siano un po' comuni anche con altre realtà della provincia. Lei è, diciamo, nella seconda metà del suo mandato. Percorso, diciamo, affrontato finora e che cosa vorrebbe affrontare poi in quello che rimane di questo mandato? Beh, intanto ci troviamo ad un anno di distanza dal traguardo finale. Manca pressappoco un anno a concludere questa legislatura e devo dire che le difficoltà sono state parecchie, perché non sono stati 4 anni soft, ma pochi mesi dopo il nostro insediamento è arrivato Vaia, con tutto quello che ne è conseguito, non soltanto qua a Pieve di Cadore, ma in giro per la provincia di Belluno. E dopo Vaia c'è stata la grande nevicata, altro cataclisma, lo dico con un sorriso adesso a distanza di anni ormai, che però ci ha messo in ginocchio per quanto riguarda i disagi e per quanto riguarda anche le spese di gestione di questo territorio che è tutto incentrato proprio sulle pendici delle bellissime Dolomiti, fin tanto che c'è il sole. E quando arriva la neve abbondante, come è successo, ci mette veramente letteralmente in ginocchio. E poi c'è stato il Covid, altro problema grosso che abbiamo, come dire, sopportato collaborando con l'ULS. Il nostro è stato il primo drive-in a nascere in provincia di Belluno. Grazie ai volontari, grazie in modo particolare agli alpini e al gruppo alpini di Pieve di Cadore, siamo riusciti a gestirlo alla meglio e tuttora stiamo gestendo il drive-in di Tai di Cadore alla meglio, con i complimenti anche non soltanto da parte dell'ULS, ma anche da parte dell'azienda Zero a livello regionale. Ecco, questo è stato, diciamo, il nostro battesimo, per quanto riguarda la legislatura. Adesso manca un anno e stiamo tirando un po' le somme di quello che abbiamo seminato in questo difficile periodo amministrativo, con altre difficoltà, tante difficoltà alle quali faceva riferimento, anche lei, i prezzi, eccetera, eccetera, ma ne parliamo se lei crede. Ecco, sì, approfondirei proprio questo argomento perché, diciamo, è un momento in cui bisogna assolutamente correre, ci sono i fondi del PNRR, poi per questo territorio in particolare ci sono anche altre sfide legate, no, ai grandi eventi, eccetera. È un momento in cui bisogna correre, però si fa fatica a reperire materie prime e quello che si trova costa e quindi sballa, diciamo, tutti i capitoli di spesa. Noi abbiamo 16 cantieri aperti che si sono fermati, che st sono stati costretti a rallentare proprio a causa delle motivazioni a cui adduceva lei adesso. I prezzi che lievitano e non consentono alle aziende di mettersi a lavorare perché d'improvviso, nel giro di pochi giorni, hanno l'aumento dei prezzi, ma anche il raddoppio dei prezzi. Quindi io mi rendo anche conto, mi metto anche dalla parte loro e non mi meraviglio più di tanto se non ci consentono di andare avanti. 16 cantieri aperti per un comune di poco meno di 4.000 abitanti sono veramente un modo per paralizzarlo, per fermarlo. E sono cantieri importanti. L'ultimo bando che abbiamo pubblicato, che concerne nel lavorare per finire alcuni lavori allo Stadio del Ghiaccio, abbiamo invitato le ditte, non se n'è presentata nessuna. Per dire, questa è l'idea, il termometro della situazione e dobbiamo correre, come diceva giustamente lei prima, bisogna correre per non perdere i finanziamenti. Ecco, io non so adesso a che punto riusciremo a riprendere in mano la situazione per gest poterla gestire al meglio. Di certo in questo momento siamo pieni di preoccupazioni, speriamo di riuscire a far squadra, magari con la provincia, con la regione, per poter non perdere i finanziamenti da una parte e andare avanti con i lavori dall'altra.
Ma dov'è che c'è maggiore urgenza per quanto riguarda questi cantieri? Cioè, quali sono quelli che vorreste chiudere prima possibile? Beh, noi abbiamo dei cantieri che sono finanziati e quindi tutti hanno una certa urgenza. Per esempio, abbiamo un lotto già a bilancio per quanto riguarda l'asfaltatura di alcune strade. Anche qua l'aumento delle materie prime non ci consentono di iniziare subito i lavori. Questa è un'urgenza. La conclusione di alcuni lavori dello stadio del Ghiaccio, tra parentesi, gli Under 13, la squadra nostra Under 13 è diventata campione d'Italia per quanto riguarda l'hockey e questo ci riempie di orgoglio. Là, se noi riuscissimo a chiudere, a completare alcuni lavori, avremo la possibilità durante l'estate di organizzare dei tornei. Organizzare i tornei significa portare qua gente, vuol dire alimentare un indotto, alimentare e far girare il volano del turismo estivo a Pieve di Cadore. E poi c'è lo stadio del calcio che necessita di una copertura, un rifacimento. Anche là abbiamo ospitato in questi anni il Chievo Calcio, adesso abbiamo altre richieste e non possiamo farle, non possiamo dir di sì, perché da un momento all'altro dovrebbero iniziare i lavori, quando non si sa. E dovremmo correre, tanto per fare alcuni esempi delle cose da fare. La casa di riposo Dolomiti, che è tutto pronto per iniziare i lavori di ristrutturazione a lotti, e non possiamo farlo perché ci sono questi aumenti, queste lievitazioni dei prezzi. È un problema, è un problema. Ecco, poi a livello, diciamo, anche sovracomunale, no? Pensiamo in maniera proprio provinciale, voi qui avete l'ospedale di Pieve di Cadore, si sta lavorando alla nuova base dell'elisoccorso che è attesissima, ma che magari anche lì qualche problemino possono forse averlo. Beh, i ritardi, anche in questo caso sono dovuti alla lievitazione dei prezzi e al non reperimento del materiale, perché là c'è una concentrazione notevole di alta tecnologia. Non vengono forniti i materiali che hanno ordinato già da tempo. Adesso pare che siano riusciti a sbloccarlo attraverso delle offerte e delle richieste a livello internazionale. Pare che a giugno si possano inaugurare i lavori, perché là è tutto finito, hanno sempre lavorato. Le imprese impegnate là hanno continuato a lavorare anche durante l'inverno. Manca soltanto una parte di materiale per completare l'impianto della base. Manca questo, speriamo che arrivino questi aggeggi, questi supporti tecnologici per poter consentire alla base di ripartire. E diventa una garanzia per la popolazione, diventa una garanzia anche poi per il turista che arriva qui. Insomma, lei prima parlava del turismo estivo anche legato allo sport. Pieve di Cadore ha una forte, diciamo, componente culturale anche per quanto riguarda poi il turismo, insomma. L'ospedale rappresenta di sicuro uno dei vettori importanti, di supporti importanti per il richiamo turistico. Il turismo che abbiamo noi è un turismo giustamente sportivo, culturale, paesaggistico. Non abbiamo nulla di eccezionale durante l'inverno, abbiamo piste sì, non abbiamo la possibilità assolutamente di poter impegnare risorse durante l'inverno, ma d'estate sì, grazie proprio a questo intreccio, a questo incrocio tra la cultura, lo sport e l'ambiente. Ed è su questo versante e su questi fattori che abbiamo concentrato le nostre risorse e i nostri sforzi. Grazie anche al fatto che l'associazionismo culturale, l'associazionismo sportivo e l'associazionismo ambientale, penso al CAI, penso al Soccorso Alpino, penso al gruppo Rocciatori dalla parte ambientale, e poi c'è la Fondazione Tiziano, la magnifica comunità di Cadore, il Museo dell'Occhiale per quanto riguarda l'aspetto culturale, stanno lavorando assieme ormai da anni per poter fare dei calendari comuni per promuovere l'estate e partendo dalla sua domanda, e l'ospedale logicamente diventa una delle risorse vere per convincere i turisti che qua
È un luogo ideale per trascorrere le vacanze, è un luogo ideale per la bellezza ambientale, ma anche per la sicurezza, per la loro sicurezza, per la loro salute. Ecco, ragionando in prospettiva, dove deve andare Pieve di Cadore nel futuro? Cioè, quali sono le sfide da affrontare, da portare a termine e quali sono anche un po' forse le cose da sviluppare di più? Ma quello che abbiamo riassunto adesso nell'ambito turistico è, come dire, il traguardo continuo da tagliare per poter rafforzare delle presenze qui a Pievi di Cadore. L'estate potrebbe diventare veramente un'estate ricca sul piano turistico. Sul piano turistico l'attrazione non manca, le attrazioni non mancano. Dovremmo in qualche modo lavorare maggiormente in sintonia con gli operatori turistici, perché per esempio noi siamo abbastanza deficitari per quanto riguarda la ricezione, non abbiamo alberghi sufficienti, neanche adesso sufficienti per accogliere tutte le richieste che abbiamo durante l'estate. E poi c'è da lavorare per far squadra. Questo è un problema che non interessa solo Pievi di Cadore, neanche soltanto il Cadore, ma tutta la provincia di Belluno. Bisogna che ci abituiamo a far squadra. I vari soggetti, con i vari compiti, con le varie mission, devono mettersi insieme intorno al tavolo e stabilire chi fa cosa. Ma tutto concertato però, non ognuno per conto proprio. Soltanto così diventeremo forti. Perché siamo già deboli sul piano della popolazione, siamo già deboli sul piano della ricezione e delle strutture recettive, dobbiamo perlomeno far squadra tra le risorse intellettuali, culturali, sportive per poter sfruttare al meglio quel ben di Dio che abbiamo intorno a noi. Diciamo che coordinarsi bene consente anche di non dissipare energie e risorse, nel senso consente magari di sviluppare qualcosa di più proprio perché ognuno fa la sua parte e poi si riesce a crescere insieme, no? Sicuramente mettere assieme le energie individuali significa riuscire a sfruttare al massimo le energie economiche, le risorse economiche che abbiamo, che fino a ieri l'altro, delle quali fino a ieri l'altro noi ci lamentavamo perché erano poche. Adesso che sono tante, sarebbe drammatico non riuscire a far squadra per poterle sfruttare al meglio. A livello di progettazioni, di diciamo, vari iter amministrativi, insomma, come siete messi? Cioè, a livello di personale, vi basta? Siete in crisi? Fate fatica a reperirne? Ne avete a sufficienza? Noi abbiamo una grossa difficoltà adesso per quanto riguarda il completamento del nostro organico, per quanto riguarda l'amministrazione comunale di Pievi di Cadore. E questo c'era già difficoltà prima. Noi prima cercavamo delle figure particolari, specialistiche, un geometra per esempio, insomma, alcune figure chiave da inserire all'interno dell'amministrazione per poter sopperire al turnover naturale, insomma, che avviene all'interno. Adesso siamo in crisi. Siamo in crisi perché tre lavoratori, nell'ambito delle vicende del Covid, hanno scelto di licenziarsi. Erano tre persone che non avevano in qualche modo accettato alcune disposizioni di legge e si sono licenziati. Adesso noi siamo deficitari di questo e non si trovano persone. Non si trovano persone che abbiano le qualifiche idonee per poter sopperire a quei tre lavoratori che sono licenziati. A noi servono persone con le patenti, per esempio, per la scuolabus, per la ruspa, per le macchine operatrici, servirebbe un elettricista, servono delle figure particolari che non riusciamo a trovare. L'osservatorio ha messo in evidenza alcuni profili, ma per esempio li avremmo anche individuati, due, ma uno abita a Feltre e l'altro abita a Montebelluna. Come possiamo pretendere che vengano qua la mattina alle 8 a lavorare? Sì, questa è la situazione. Questo vale per tutta la provincia di Belluno, eh? Vale per tutta la provincia, perché tutti stanno cercando personale specializzato e nessuno riesce a trovarlo facilmente. È un problema. Grazie mille quindi per averci accolti. E quindi ci vediamo alla prossima tappa in altri comuni.